C'era questa statuetta che girava, che era questo Priapo. Questa ragazza faceva finta di svolgerci sesso orale. Un ex presidente del Consiglio accusato di prostituzione minorile, Rubi Rubacuori, le oggettine, la triade, Fede, Mora Minetti. Sono queste le fotografie del Bunga Bunga su cui si è consumata l'ultima battaglia giudiziaria di Silvio Berlusconi. Trovava alla questura di Milano. 13 anni di processi al Tribunale di Milano che l'hanno visto assolto ma che ne hanno profondamente incrinato l'immagine pubblica. Chiesto notizie di questa Rubi allo stesso presidente Mubarak. Questa ragazza rimase completamente nuda ed era Nicole Minetti. Mai prima di allora si era parlato di un presidente del Consiglio che pagasse decine e decine di ragazze. Il sistema prostitutivo di Arcore l'aveva definito Ilda Boccassini nel processo di primo grado. E il Bunga Bunga penso che non finirà mai. Finirà solo quando lui non ci sia più. Sono passati 13 anni. Ma cosa rimane di quella stagione? Vi raccontiamo gli anni del Bunga Bunga con le voci di chi l'ha visto da vicino. Ah, è vero quello che abbiamo visto ieri. Cioè, meno male che c'eri tu. Fossi stata da sola, magari la gente pensava ero pazza. La notte del 27 maggio 2010, intorno alla mezzanotte, Pietro Stuni, capo di gabinetto della Questura di Milano, chiama il centralino di via Fatebene Fratelli e chiede del funzionario in servizio. Mentre era a letto, Stuni ha ricevuto una chiamata insolita. Gli passano al telefono l'uomo più potente d'Italia, Silvio Berlusconi, che gli chiede informazioni su una ragazza, Rubi, portata in questura per un presunto furto e senza documenti. La ragazza, dice l'allora premier, è la nipote del presidente egiziano Mubarak. Mi limitai a chiedergli se poteva confermare o meno che vi fossero problemi per l'identificazione di una giovane di nome Rubi, di cittadinanza egiziana, che mi risultava che questa giovane potesse avere dei rapporti di parentela con il presidente Mubarak. Sarà affidata la consigliera regionale Nicole Minetti. Ostuni chiama la funzionaria in servizio Giorgia Iafrate per comunicare l'interessamento della presidenza del Consiglio. Semplicemente detto alla dottoressa Iafrate che era arrivata questa telefonata dalla presidenza del Consiglio e questa persona veniva indicata come nipote del presidente Mubarak. Berlusconi vuole evitare un incidente diplomatico con l'Egitto. Questa mi sembrò una scelta logica, opportuna, direi doverosa, proprio per evitare, ripeto, un potenziale incidente diplomatico. In questura scoprono presto la vera identità della ragazza, non Rubi, ma Karima El Marug, è addirittura minorenne e infatti viene coinvolta il PM minorile per farle trovare un posto in comunità. Ma non ci andrà perché alle 2 di notte viene completato il suo affido alla Minetti, mentre la questura sta ancora chiedendo i documenti mancanti per l'identificazione e li chiede in Sicilia, dove vivono i genitori di Karima. Sta per esplodere un caso di proporzioni gigantesche perché la ragazza è una bomba d'orologeria, gira con tanti soldi in tasca, racconta di conoscere il presidente e si mette spesso nei guai, entrando e uscendo dalle comunità. Nell'estate 2010 vuota il sacco davanti ai PM di Milano e racconta le serate del Bunga Bunga, le feste a sfondo sessuale con decine di ragazze nella residenza di Berlusconi. Molte di queste ragazze, le cosiddette oggettine, hanno vissuto a lungo in questo residence a Milano 2, la città utopica costruita da Silvio Berlusconi, e infatti dal nome del residence, Oggettine. Vicino a chi stavi, se ti posso chiedere? Sono la guerra. Venivano a prendere, le portavano, però. Assolutamente. Quanto è durato, più o meno? Un paio d'anni, almeno. Ah. Un paio d'anni. Però si notava. Ma c'è un gesso dentale, capito perché? Ah, sei una collega. Della Minetti. Berlusconi pagava l'affitto e le spese alle ragazze che frequentavano Arcore. Ma cosa succedeva in quelle serate? Il 22 agosto 2010 una ragazza di Torino che ha appena vinto Miss Piemonte e che il giorno prima ha conosciuto per un casting Emilio Fede va ad una festa. Il suo agente ha ricevuto l'invito last minute da Fede. La ragazza non sa che sta andando a casa di Berlusconi. Si chiama Ambra Battilano. Io mi addormentai in macchina e quando mi svegliai arrivai praticamente in questo gigantesco cortile. Uscì Emilio Fede, ci accolse, ci portò all'interno di questa casa e davanti a me c'era Berlusconi. Subito rimasi un po'
scioccata però incredula, chiese il mio nome, aveva due vassoi in mano di anelli. Eravamo in questo salotto e iniziarono a entrare da questa porta tantissime ragazze, no? Una ventina di ragazze che riconobbi perché erano delle starlette televisive, urlavano "Papi, ai, papi". Lo salutavano baciandolo una dopo l'altra. Tutte lo baciavano sulla bocca. Iniziai a sentirmi molto a disagio. C'era Emilio che tutte le volte mi commentava la situazione, tipo "Ah, quelle due ragazze, le viste? Loro sono venute da Napoli, stasera si fanno 3.000 euro a testa". Finì la cena, Berlusconi stava raccontando barzellette e raccontò una barzelletta su questo bunga bunga. Mi faceva la domanda "Ah, ma ragazze, siete pronte per il bunga bunga?". E tutte quante in coro "Ah sì, dai, andiamo". E andarono tutte in un'altra stanza. Andammo giù in una tavernetta, saletta bunga bunga, rimodellata come tipo un club, discoteca, la moquette tutta rossa, un palo della pole dance, c'era la musica alta e le ragazze che ballavano davanti al presidente. A un certo punto c'è stato uno spogliarello al palo della pole dance. Questa ragazza rimase completamente nuda ed era Nicole Minetti. C'era anche questa ragazza qua che stava partecipando con noi a Miss Italia, Roberta Bonasia, che era vestita anche, pare, da infermiera. Era lì che era tutta esagerata davanti al presidente, cercava di sempre attirare la sua attenzione. Era un po' una gara di chi attirava di più l'attenzione sua. Roberta Bonasia in tribunale ricorderà quella serata in maniera un po' diversa. Lei ricorda se qualcuna delle ragazze presenti, anche lei, si è spogliata, se vi sono stati momenti di intimità? Assolutamente no. Io ero a disagio, erano tutte queste ragazze travestite, nude o varie, dissi che volevo andare via. E da lì presi Chiara e andai da Emilio Fede e dissi "Mi dispiace, dobbiamo andare via, domani abbiamo la finale di Miss Italia". E lui mi guardò dicendo "E poi cosa pensate di fare a Miss Italia se andate via ora? Alla fine chi sono le persone che decidono?". Cioè, ha fatto questo discorso così. Mi sentì tipo quasi ricattata. Per tutte le partecipanti alle feste, ad eccezione appunto di Battilana e poche altre testimoni, c'è solo un clima goliardico. Che ovviamente quando c'è Silvio è lui il protagonista. Io ho fatto un sacco di marachelli a casa sua. E lei è Maristel Polanco. E ognuna si sceglieva il suo travestimento, Ronaldinho, suore, coniglietta, dottoressa, eccetera, un sacco di roba. E lì era il mondo dei sogni che diventavano realtà. Bunga bunga, cosa penso? Le serate, divertimento, mangiare, tricolore, la cena, la stessa cosa. Non succedeva niente lì. Tu eri brava, simpatica, di cosa ti penti se non succedeva niente? Dalle intercettazioni telefoniche a Nicole Minetti, all'epoca consigliera regionale qui in Lombardia, emerge invece un altro quadro. No, ma infatti ti volevo un attimo briffare sulla cosa, nel senso, giurami che non ti prende male, cioè ne vedi di ogni, cioè nel senso la disperation più totale, capirai, no? C'è gente per cui è l'occasione della vita. E poi soldi alle ragazze. Le ti dà 5 perché non possiamo dare di più in contanti, poi una seconda volta ti diamo, va bene? Soldi che verranno elargiti alle ragazze anche dopo l'inizio dell'inchiesta giudiziaria. 2.500 al mese in banca che arrivavano, a me mi sono arrivate fino a un certo punto perché poi io ho chiuso tutto per un aiuto, nel senso che siamo rimasti senza lavoro per colpa di questa storia, e lui ci ha dato un aiuto, ma non c'era una causale, c'era solo il suo nome, che quando andavo in banca mi guardavano così. Hai bisogno, signorina? Vuole la carta black, blu, rosa, verde, gialla? E io, no, tranquilla, non voglio niente. Sai, no? Dice Silvio Berlusconi, bonifico, quello che è dietro non è lì a vedere, cioè. Per la procura di Milano, con questi soldi, tanti soldi, Berlusconi avrebbe comprato il silenzio delle ragazze chiamate a testimoniare. Così, dopo l'assoluzione di Berlusconi per l'affare Ruby e la telefonata in questura, c'è un nuovo procedimento, questa volta per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. È il Ruby Ter. Ho sofferto di depressione, ho tanti problemi di salute e non sapevamo che cosa fare a parte continuare questo processo. Poi negli anni si è sviluppato a favore nostro, dove ci hanno dichiarato poi
veritiere di quello che avevamo raccontato, anche perché poi si è aggiunta Imane. Imane Iman Fadil, una modella marocchina che morirà improvvisamente nel marzo 2019 durante il Ruby Ter. La ragazza, una delle testimoni chiavi del Ruby 2, il processo che ha portato alla condanna di Fede, More e Minetti, si spegne dopo un mese di agonia in ospedale. Non conoscendo le cause della morte di Iman Fadil, nulla si può escludere. Si parla di avvelenamento, peggio, che sia stata avvelenata di proposito per il suo ruolo chiave in tribunale. Iman Fadil parlava di avvelenamento, ci sono tracce che ci portano a ritenere la presenza di sostanze particolari. Antimonio, cromo, cadmio, molibdeno e cobalto. All'inizio la procura indaga per omicidio, ma poi archivia il caso. Imane è morta di aplasia midollare, una rara malattia. Intanto il Ruby Ter va avanti con un colpo di scena. Le testimonianze delle ragazze sulle feste fornite nei processi 1 e 2 non sono utilizzabili. Le ragazze dovevano essere sentite come indagate e non come testimoni. Di fatto mi pare che si venga a sgretolare l'impostazione accusatoria l'ufficio di procura. Nell'aula bunker di Piazza Filangieri, 13 anni dopo la telefonata di Berlusconi in questura, l'ex premier e le ragazze sono assolti davanti ai giudici della settima sezione penale. Cadono le accuse di corruzione in atti giudiziari e di falsa testimonianza. Tribunale di Milano assolve Berlusconi Silvio, De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora, Del Marino Carima, Fagioli Barbara, Garcia Polanco Maria Ester, Giuliante Luca, Guerra Barbara. Il 29 giugno, proprio sull'uso delle deposizioni delle ragazze, la procura farà ricorso direttamente in Cassazione, ma intanto il primo grado è chiuso. Che giudizio può dare su Berlusconi? A qualsiasi vostra domanda, non è il momento, potete immaginare. Solo il sentimento che provi adesso, che cosa si provi? Sono veramente felice, una sensazione di libertà finalmente. E mettere un punto a questa parentesi che è stata così grande. Siamo state dei numeri. A nessuno, proprio a nessuno, non è fregato niente della nostra vita, della vita delle ragazze. È una soluzione con la formula più ampia e più piena possibile. Con una vittoria si chiude l'ultima battaglia in tribunale di Silvio Berlusconi.